Eccoci qua, cari amici, ecco un pullman setra d'epoca, della Blue Line Viaggi. Credico a Claudio Raffaelli, a Renato Bettini. Blue Line, un pullman setra d'epoca. Ha cambiato sempre colore questo pullman. E in moda, sono dei periodi che è sempre fermo questo pullman. Bellissimo. Pullman d'epoca, anni 90 sarà. Non lo so. Chi è più esperto commentasse sotto il mio video. Credico a Renato Bettini. Claudio Raffaelli, Renato Bettini lo dedico perché ha guidato sempre pullman da anni. Pullman setra a Mano Principato, che dietro c'è Mano Marchesato, prima di Mano Principato, e da Mano Marchesato, dove abito io, a Mano Principato sono due passi. Pullman setra, guardate cari amici, guardate cosa vi sono andato a fare, cosa sono andato a vedere, a farvi vedere per voi. Pullman setra, bellissimo, un giù a splendore. Prima quando lo vedevo camminare ci portava, vedevo gli anziani che andavano qua, oppure gente che doveva partire con questo pullman bellissimo. Andremo a vedere di dietro benissimo le statistiche. Pullman setra, sponsor della setra, bellissimo, è sempre tenuto bene, ho visto, ha cambiato sempre colore la marca, e quindi prima c'era la marca dell'Italia, della Viaggi Blue Line. Poi, prima ancora, c'è un'altra marca che adesso non ricordo. E guardate le gomme, tenuto benissimo, però solo che il verde non gli dona. Oppure sì? Ditemi voi. Questo è il pullman, aspettate che ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere così. Bellissimo. Poi quando sarà più luce farò meglio il video. Ma comunque gustatevi questo pullman d'epoca della setra. Bellissimo. Anni 90. Che dico Claudio Raffaelli e a tutti i miei amici YouTube. Alla vecchia Gio. E soprattutto a Renato Bettini. Che sarà qua. Facciamo insieme il video. Che lui è appassionato di questi ritrovamenti vintage. E chissà che ne pensa di questo pullman. Bellissimo. Ma c'è pure il numero di telefono, se qualcuno tipo che abita da queste parti ha bisogno di fare viaggi con un pullman, questo è il suo numero. Bellissimo. Oggi 4 novembre 2020 abbiamo visto questo pullman setra d'epoca a Marano Principato.